accordo importante perché permetterà di studiare le caratteristiche del territorio e soprattutto di arrivare a soluzioni pratiche, almeno sulla carta. Noi riteniamo che sia una bella collaborazione perché il Consiglio di Bacino e Acque Veronesi hanno deciso ancora mesi fa di mettersi a disposizione dei comuni con delle apposite convenzioni per aiutarli a studiare, ad affrontare questo problema legato agli allagamenti. L'Ordine degli Ingegneri mette a disposizione la propria competenza tecnica. Nella Commissione Idraulica ci sono esperti di livello anche internazionale che recentemente si sono anche dedicati allo studio di una legge sul reticolo idrografico minore, una legge regionale. E questo è molto importante perché tutta l'acqua che deriva appunto da questi fenomeni di pioggia anche intensi e ormai non trova altro sbocco se non quello della caditoia, della fognatura. Ma in realtà noi dobbiamo studiare tutto il territorio, perché magari una volta quella stessa acqua finiva nel fossato, per esempio. Per cui ricostruendo i modelli matematici e raccogliendo dati riusciamo a capire come indirizzare gli interventi, che in alcuni casi possono riguardare la fognatura, ma in altri casi dovranno riguardare opere esterne al mondo, diciamo, del servizio idrico. Come ordine cercheremo di stipulare quali sono i criteri con cui effettuare lo studio, quindi dare delle linee guida. Evidentemente le competenze le hanno anche al loro interno il Consiglio di Bacino e Acque Veronesi, però come ordine hanno voluto che supportassimo con una metodologia e con dei criteri, quindi noi abbiamo accettato favorevolmente. Saranno dei criteri volti a definire modelli matematici, studi, per cercare di definire quali sono l'aspetto di analisi del problema e poi individuare le soluzioni. Questo permetterà di individuare quelle che saranno le future gare d'appalto per la progettazione e per i lavori. Quindi da lì metteremo a disposizione ad Acque Veronesi e a Consiglio Bacino quelli che poi saranno gli strumenti per poter operare fattivamente e risolvere il problema. E noi di fatto siamo quelli che si sono proposti di affrontare questa tematica che vede tutta una serie di corresponsabilità dai comuni che dovrebbero gestire magari le acque meteoriche ma non hanno magari la competenza tecnica o anche semplicemente la disponibilità economica. Noi che ci occupiamo comunque già del territorio attraverso la fognatura, abbiamo pensato di essere forse in questo momento il soggetto più indicato che poteva essere nella posizione migliore per farsi carico di questa problematica, coordinando tutti gli altri soggetti interessati, che purtroppo sono tanti.